Ciao e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo in che maniera permettere ai nostri clienti, attraverso il nostro plugin YTH Product Add-ons and Extra Options, di acquistare un asciugamano e di personalizzarla subito prima dell'acquisto. Quello che raggiungeremo alla fine di questo tutorial è esattamente questo: riusciremo a mettere online questo asciugamano in più colorazioni e daremo la possibilità ai nostri clienti di inserire il nome del loro piccolo, quindi il nome del bambino, per personalizzare l'asciugamano. Ma prima di entrare nel vivo del tutorial, ti invito a mettere un mi piace all'interno di questo video, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella. In questo modo ti raggiungeremo facilmente ogni qualvolta andremo a inserire un nuovo video all'interno di questo canale. Adesso andiamo a vedere in che maniera configurare il prodotto. Andiamo. Ok, ho creato il prodotto su una nuova installazione, adesso andiamo a inserire tutte le opzioni che ci occorrono. Apro l'admin di WordPress su una nuova tab per comodità, vado sul menu YTH e su Product Add-ons. A questo punto devo creare il mio nuovo blocco. Tutti i blocchi che vedi qua sono quelli che ho creato per realizzare i tutorial precedenti, che sono tutti organizzati all'interno del nostro canale attraverso una comoda playlist di YTH Product Add-ons and Extra Options. Andiamo a creare il nostro nuovo blocco, lo chiamiamo Neonati e inseriamo le nostre opzioni. La prima opzione che inseriremo è proprio quella della scelta del colore rispetto all'asciugamano. Quindi andiamo a inserire un'opzione utilizzando etichetta o immagini. Io ho già caricato le immagini preventivamente, quindi possiamo andare a popolare l'opzione immediatamente. Qua mettiamo scegli lo stile e inseriamo i nostri prodotti. Quindi abbiamo il primo che è Baby Dragon. Io ho già caricato l'immagine, come dicevo, quindi clicco qua e le vado a scegliere, che è questa, quella principale, e la inseriamo. Andiamo all'opzione successiva e mettiamo Pink Mermaid. Andiamo a inserire l'immagine ed eccola qua. Inseriamo il prodotto successivo, che è Sweet Lamb. Inseriamo l'immagine, questa. Poi l'ultima, andiamo a inserire Teddy Bear, l'immagine che è questa. Andiamo a salvare le nostre opzioni e andiamo a vedere cosa abbiamo realizzato all'interno del prodotto. Ma prima di fare questo dobbiamo associare questo blocco, il blocco neonati, al prodotto stesso. Quindi vado sul prodotto, copio una parte del nome, rientro qua dentro, vado su regole. Nella prima regola mostra questo blocco di opzioni su, metto prodotti specifici e categorie, inserisco il nome del prodotto che ho copiato. Il plugin lo trovo immediatamente, lo seleziono e salvo. In questo modo ho associato quindi questo blocco al prodotto. Quindi posso andare sul prodotto, aggiornare la pagina e vedere cosa succede. Ok, ho inserito le mie scelte, però come vedi, se io clicco su un'immagine qualsiasi, l'immagine qui non cambia. E quello che io voglio invece è mostrare al mio potenziale cliente l'immagine direttamente qua in grande, una volta che lui avrà cliccato su una delle scelte. Quindi torniamo un attimino qua dentro, andiamo sulle opzioni. Andiamo su opzioni di visualizzazione, mettiamo sostituzione immagine prodotto, sostituisci con immagini opzioni. Vado a salvare e aggiorniamo la pagina del prodotto. A questo punto, se io cliccherò su un'immagine differente, quindi su un prodotto differente, la vedrò qua. E quindi se clicco su questo, vedrò l'immagine più grande e a seguire. Continuiamo la configurazione del nostro prodotto e andiamo a inserire la nostra checkbox per quanto riguarda la personalizzazione del nome. Quindi torniamo sul prodotto, aggiungiamo le opzioni, andiamo su checkbox, mettiamo come titolo personalizza con il nome del bambino e qui mettiamo sì, voglio personalizzare. A questo punto aumentiamo il prezzo del prodotto, quindi di 5 € se questa opzione di personalizzazione dell'asciugamano viene scelta, verrà scelta e lo mettiamo selezionato di default. Quindi l'opzione per il nostro cliente sarà già attiva. Salviamo, andiamo sempre a vedere cosa succede sul nostro prodotto. Ok, a questo punto abbiamo inserito personalizza con il nome del bambino. Sì, voglio personalizzare, quindi voglio inserire il nome, ma manca il campo per inserire il nome. Quindi andiamo a inserire una nuova opzione, mettiamo un input di testo e mettiamo inserisci il nome del tuo bambino e per soli 5 € lo stamperemo in questo asciugamano. Quindi lo mettiamo come campo obbligatorio. Okay, e quello che vogliamo è che se il nostro cliente leva il segnale di spunta sulla nostra checkbox, ovviamente questo input scomparirà. Quindi andiamo sulla logica condizionale, attiviamo le regole di logica condizionale e mettiamo regole di visualizzazione, mostra questo set di opzioni se tutte queste regole combaciano. Quindi se
personalizza con il nome del bambino, è selezionato. Quindi salvo e torno sul mio prodotto. A questo punto, oltre a avere la casella già selezionata, quindi la nostra checkbox già selezionata, abbiamo anche il nostro campo di input dove il nostro cliente può andare a inserire il nome per personalizzare l'asciugamano. Se il cliente non volesse usufruire di questa possibilità, può levare il segnale di spunta e ovviamente il campo di input scomparirà. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!